Buona Francesca. Buono Dario. Stendi il braccio Dario. Cut, palla piazzata in polso. Palla piazzata in polso, non devi fare Karate Kid, Giada. È bene Giada. È il karma che ti punisce per fare schifo. Vieni qua che ti tiro la sabbia in bocca. No, no, Dario, vai a fare in culo. Francesca, salta o vai a fare in culo con Dario? Allora, fermi prima che mi incazzi come una iena. Voglio che i palloni, se possibile, passino la rete e vadano fuori. Non voglio vedere palloni che rientrano nel vostro campo. Perciò volete sbagliare, batteteli nei muri, lateralmente. Non voglio vedere il pallone che non passa la rete. È un errore inaccettabile. Andiamo. Gonfia subito. Tieni il braccio, Dario. Non lo voglio vedere, tenetelo distante allora. Mettetelo sui 10 metri piuttosto. Valeria, non stai facendo niente di quello che si è fatto finora. Vicine le razzate Donato, nessuno ti chiede gli schemi di gioco. Fondo campo di qua, non corto. Francesca altezza. La mano rigida, patina 2. Cambia alzatore, alzatori anzi. Andiamo! È un colpo d'attacco Valeria, non so cosa tu stia pensando. Renato, non serve un cazzo. Buona Anna Laura, brava. Meglio fuori che questa merda. Non fermare il colpo d'attacco Anna Laura, è un gesto unico. Salta e usa il polso, con un minimo di coordinazione. Bravissima Francesca. Non lo fare Dario, non serve proprio a un cazzo, non ti posso insegnare una sega finché continui a farlo. Buono Donato. Fermi un secondo. Dal lato sinistro tenete che dovete allargarvi e tenere le spalle verso l'angolo opposto con la rincorsa. Da qui è inutile che state là. Dovete dare... No, non devi neanche stare più vicino. Devi dare la palla a Francesca e metterti perpendicolare a Francesca, quindi è inutile che ti metti sulla riga, perché Francesca l'unica cosa che deve fare è far rimbalzare il pallone su di sé e scansarsi. Non dovete complicarvi la vita, rimangono sempre le stesse regole, non cambiano mai. Ripartiamo. Giada sta saltando ancora, eh sì Giada, Valeria sta saltando ancora quando Giacomo era coordinato. Quando Giacomo era coordinato, quindi all'età di 2 anni. Tiralo fuori sto colpo, tanto corto, non fa punto, perché non siamo a pallavolo, grazie a Gesù.
tu devi finire qua, come faccio a finire lì non lo so. Dario, stendi il cazzo di braccio. Vicino a te Francesca, vicino a te Giacomo. Brava Anna Laura. Oh, devi stendere il braccio. Carichi e stendi. Tu invece stai così, lo fai rimbalzare. Non carichi il braccio Valeria, non può andare di là il pallone, è impossibile. Bella gestione Donato. Bravo Luca. E basta Giacomo. Vicino a te le pesce. Vicino a te l'alzata. No, stendi il braccio. Non prendilo di lato qua. Questo non è steso, questo è orizzontale. Così è steso. Cambia alzatori. Certo. Andiamo. Bella alzata Giada, brava. Tieni le spalle qui, qualsiasi cosa succeda. Valeria, le spalle sono contro il palo, non sono contro Gesù. Ora il braccio era steso, manca la mano. Brava Francesca. Valeria, le spalle sono là, non devi guardare chi ti lancia il pallone. Perché poi ti scansi all'ultimo e metti la palla a rete. Ancora. Cioè le spalle su Francesca e poi le volte sul palo. La palla non può essere alzata, è molto semplice. Usa le gambe e non andare indietro, devi solo andare avanti con l'alzata. Bella alzata Giada, brava. Ok, stendi il braccio e finisci il colpo. Fatina, mettimi la manina a modo. Sì, quindi si sta così, si sta seri sotto. Le gambe Valeria, non il culo. Tail fit. Sull'avambraccio il pallone in alzata, non sui polsi. E ferma, devi andare in avanti col pallone. Finisci il gesto attacco, perché quando sei in difficoltà ti rimane nel tuo campo. Tenete le palle staccate da rete tutte e due, per favore. Non la far flottare. Dario, sei partito l'altro ieri. Bella palla, ma è a filo. Non serve a niente. Francesca ancora non riesce ad andare sopra la rete col petto. Dunque, i passi di rincorsa al contrario no, eh? Finisci il gesto d'attacco. Donato, coordinazione in aria. Non serve un cazzo quella Anna Laura, dai parabola come facevi prima. Cambia alzatori. Oh ragazzi, decidetevi prima che mi incazzi. Andiamo. Finisci il gesto. Parabola Valeria. Dario e Luca, state staccati dalla rete per favore.
e dategli palle staccate dalla rete. Non devi storgerti. Spalle zona 6 e mano rigida. Francesca salta. Giada salta e fa il gesto attacco. Questo è il colpo che fai di solito, non serve più a un cazzo. Marco, parabola. Gesto di attacco, non carichi neanche il braccio, la fai rimbalzare la palla, non serve proprio a nulla. Devi prendere con tutta la mano, questo è culo. Non stai più facendo il gesto d'attacco, stai facendo lo scemo. Stai così e giri il polso, non serve a un cazzo. Non saltare in lungo, devi saltare in verticale, Valeria. Brava Anna Laura. Dario, vai a fare in culo. Francesca, tira alta. Luca, le gambe sono parallele. Bravo Marco. Guarda dentro di noi, siamo tornati a essere di down. Fai il gesto attacco come l'hai fatto finora. Ancora, frisbee. È così che si impatta il pallone, non... Francesca, se non carichi il braccio e fai cammini così, non puoi andare da nessuna parte. Giro! Cambia alzatori. A saltare Valeria. La fia Marco. Vicino a te Daniele, l'alzata. E con la gamba destra davanti. Quelle sono solo braccia senza le gambe, non puoi alzare così. L'unica alzata che hai dato bene ovviamente non se l'aspettava nessuno. No, senza le braccia, sennò ritornano a fare schifo. Il colpo Anna Laura. Cadà, non devi voltarti in aria. Devi, no, devi stare fissa, non ci devi voltarsi in aria. Tu fai in corsa con le spalle là, basta, e poi giri in corso.
Se tu tieni il polso dritto per fare questo, non passa il pallone. Con le spalle sul palo. Questo è un solo braccio. Stendi il braccio. Ora lo stai caricando così, ma è possibile? Cambia alzatore. Allora acqua.